Saluto il sindaco di Eboli, il dottor Massimo Cariello. Questa mattina nell'aula consiliare Isaia Buonavoglia, indetta dal sindaco Massimo Cariello, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del calendario religioso e laico dei festeggiamenti in onore di San Vito, patrono della città di Eboli. Questa mattina stiamo presentando la nostra festa patronale, la nostra festa di San Vito, che a Eboli abbraccia sempre due realtà importanti: il centro urbano con l'evento che si tiene nel cuore della piazza di Eboli e quella storica, quella che ha generato poi anche altre feste, quella di San Vito a Sede, a Santa Cecilia. Abbiamo quattro giorni intensi e mai come quest'anno sono abbinati l'uno vicino all'altro e con percorsi di promozione culturale, con enogastronomia, ma in modo particolare con il valore fondamentale del valore religioso di questa festa e contemporaneamente anche con due eventi musicali molto importanti, quello del Festival del Mediterraneo che teniamo ad Eboli il giorno 15 in Piazza della Repubblica con la presenza del direttore artistico Eugenio Bennato e la chiusura poi dei quattro giorni, il 17 a Santa Cecilia con il concerto di Mattia Bazzar. All'interno di questo percorso c'è anche un percorso di ripresa storica della festa, delle tradizioni e in modo particolare devo ringraziare Don Daniele Perone e Don Michele, i due parroci che insieme abbiamo avviato questo percorso di collaborazione, le due realtà associative collegate, i comitati festa di San Vito ad Eboli, di San Vito a Sede, di Santa Cecilia, che hanno avuto anche la capacità di fare squadra sempre di più con l'amministrazione comunale. Ci sarà anche la fiera di San Vito, ci saranno anche possibilità di poter assistere poi alla benedizione dei cani che rappresenta un momento storico con tutte le associazioni animaliste che hanno aderito.